Aspettiamo di sentire che cosa. Prima, Prima, perché sono in prego, onorevole Bonafede, prego. Scusi, Presidente. Su cosa? Grazie Presidente. Sull'ammissibilità, a causa del rumore, diciamo così, di sottofondo, non sono riuscito nemmeno a capire di quale emendamento stessimo Bonafede parlando. 7.0150, recante un'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili posseduti da imprese fallite. Questo è dichiarato inammissibile in quanto del tutto estraneo rispetto al contenuto del provvedimento, ovvero perché non previamente presentato in sede referente, quindi presumo che lei in sede referente l'aveva presentato questo, e quindi è per la seconda ragione. Grazie Anzi, per il Presidente. combinato, mi dicono gli uffici, per il combinato disposto di entrambe le cose che ho letto. Comunque è inammissibile. Grazie Presidente. Sottolineo, verrà esposto anche successivamente, che è stato considerato ammissibile l'articolo cosiddetto la norma ILVA, che non ha nulla a che fare col provvedimento, nemmeno col titolo del provvedimento. L'emendamento in questione invece era assolutamente pertinente ed era relativo Grazie. alla crisi di impresa a cui si Grazie, riferisce onorevole. il provvedimento in questione. Grazie. Grazie. Ora la parola alla Presidente Ferranti. Presidente, sulla base dell'orientamento che è emerso in Comitato dei Nove, l'orientamento prevalente, chiedo all'Assemblea un rinvio in commissione al fine di consentire l'esame delle due condizioni che ha espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione la Commissione in bilancio. Poi, appunto, per poter riprendere poi l'esame da parte dell'Assemblea entro un termine massimo di un'ora dalla sospensione dei lavori. Questo credo anche per poter predisporre il nuovo testo e poi fissare il termine Mi per la pare presentazione di tale emendamento. assolutamente normale, Grazie. se non vi sono obiezioni. Prego, non le grippa. Grazie Presidente, riteniamo che si possa procedere all'approvazione delle condizioni della bilancio durante la seduta e pertanto non riteniamo opportuno ritrasferire il provvedimento in commissione. Pertanto noi non siamo d'accordo su questa iniziativa della Presidente della Commissione e vorremmo mettere ai voti la questione, ancor più perché il pacchetto che stanno confezionando legato alle questioni